Bentornati amici di androidblog.it per questo nuovo editoriale nel quale andremo a parlare di LG G3, un nuovo smartphone che è stato presentato pochi giorni fa sia a livello internazionale che in un evento italiano e del quale vorremmo discutere con voi riguardo le specifiche tecniche, riguardo il suo effettivo valore di mercato con prezzo di vendita previsto e data d'uscita italiana. Quindi andiamo ad analizzarlo partendo dalla scheda tecnica che è stata appunto ufficializzata e che prevede alcune novità interessanti rispetto ai top gamma che abbiamo visto fino a questo momento. Mi riferisco in particolare al display con risoluzione QHD da 2560x1440 pixel che fa assumere a questo smartphone dimensioni importanti grazie al 5.5 pollici di diagonale. Dimensioni importanti che però sono state ottimizzate al meglio, così come il design che è veramente qualcosa di sorprendente, perché il nuovo LG è veramente bello da vedere, con soluzioni interessanti che lo fanno affinare ulteriormente, soprattutto nella versione con cover metallica. Quindi un ottimo lavoro svolto dagli ingegneri di LG e dai designer, perché questo nuovo device è veramente bello da vedere. Passando poi oltre alle specifiche tecniche, abbiamo una CPU standard, chiamiamola così, da una Snapdragon 801 da 2.5 GHz. Abbiamo 2 GB di RAM per la versione da 16 GB di memoria interna, mentre poi sale a 3 GB di RAM per la 32 GB di memoria interna. Ovviamente entrambe le versioni sono espandibili, quindi fino a 128 GB, quindi un altro plus che offre LG con questa nuova edizione del suo top gamma. Nel complesso però diciamo che è uno smartphone che somiglia molto ai top gamma visti fino a questo momento, fatto ovviamente eccezione per il display e qualche piccola ottimizzazione della fotocamera, della quale potrete conoscere i dettagli grazie agli articoli che abbiamo scritto su androidblog.it. quindi andate nella descrizione qui sotto al video e controllate tutti gli articoli presenti riguardo LG G3, compresa un'anteprima video della quale troverete un link alla fine di questo editoriale. Passiamo invece al prezzo di vendita, che dovrebbe essere superiore ai 550 euro per la versione da 16 GB e sfiorare i 600 euro per la versione da 32 GB. Ovviamente, parlando di un top gamma, non ci si aspettava una grossa differenza di prezzo rispetto agli altri top seller internazionali, però visto il display QHD, una fotocamera abbastanza ottimizzata, un design molto bello, un display da 5.5 pollici abbastanza ampio, luminoso e che dovrebbe offrire prestazioni di ottimo livello, direi che questi 600 euro sono sicuramente troppi, ma in parte giustificati da quanto è offerto da LG quest'anno, visto che anche a livello software sono state ottimizzate tante funzioni, è stato ottimizzato complessivamente il sistema per avere una gestione più semplice delle funzioni primarie, le funzioni quotidiane che l'utente è solito utilizzare. Quindi c'è un lavoro dietro di ottimizzazione e di ricerca abbastanza importante, quindi un plauso ad LG per questo G3, che è assolutamente uno smartphone top gamma, uno smartphone che merita l'attenzione del pubblico e sicuramente deve essere preso in considerazione dai clienti. In conclusione non posso che ricordarvi l'iscrizione al canale, cliccate mi piace per aiutarci a far crescere questa rubrica. Sono curioso di sapere la vostra opinione su questo LG G3 rispetto agli altri top gamma che abbiamo visto sul mercato, quindi lasciate un commento qui sotto esprimendo il vostro parere sulle scelte tecniche effettuate da LG. Seguiteci quindi su androidblog.it per conoscere tutte le news sul mondo Android, sia su LG G3 che sul resto degli smartphone che verranno immessi sul mercato prossimamente. E quindi non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo editoriale. Da Tony ci vediamo su androidblog.it.